Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi vogliamo darvi intanto un'anticipazione di una notizia riguardante gli Echo Show 15, i possessori degli Echo Show 15. Stanno anche comunque girando altri video già su questo argomento, però a noi deve ancora arrivare il fatidico aggiornamento che permetterà ad Echo Show 15 di trasformarsi in una vera e propria Fire TV. Quindi è una bella notizia, è un aggiornamento importante che non vediamo l'ora arrivi anche sul dispositivo di Miki, così almeno da poterlo provare e testare per voi. Quindi l'aggiornamento arriva, vi viene fuori un pop-up, voi gli date il consenso per poterlo scaricare, dopodiché questa nuova funzione Fire TV la potete richiamare vocalmente in questo modo, dicendo il nome del nostro assistente con apri Fire TV, oppure tramite i widget, si possono impostare i widget con già questa funzione inserita, quindi vi basterà cliccare. Per poterla remotare c'è un telecomando virtuale che compare sullo schermo, oppure potete utilizzare il telecomando di terza generazione, che è adesso in commercio in questi giorni, ormai da circa un mese e mezzo, due, sì, più o meno. Che è in commercio, e quindi... Oppure addirittura ho letto che tramite l'applicazione del telecomando Fire TV potete utilizzare anche quella. Poi vedremo un po' più nel dettaglio quando anche io avrò questo aggiornamento sull'Echo Show 15. Ma adesso andiamo a vedere qualche funzione in più che c'è stata, che abbiamo letto su varie testate, che verrà implementata sul nostro Echo Show. Sarà possibile quindi poter visualizzare i contenuti di tutte le piattaforme che ad oggi potete visualizzare direttamente sulla vostra Fire Stick, direttamente a 1080p di risoluzione sul vostro Echo Show 15. Quindi con la grandezza così importante dello schermo vi potrete godere appieno i contenuti di tutte le piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. E poi ce ne sono molti altri che non sono presenti, per esempio, nel nostro Echo Show. Esatto. Poi avrete naturalmente tutte le funzioni che ad oggi sono presenti sulla Fire Stick, come il Trova, la libreria, le varie categorie di film, serie TV, insomma la vostra lista dei video preferiti, dei film preferiti, tutto completo a 360 gradi. Prendete la chiavetta, la mettete nell'Echo Show e questa è la spiegazione di quello che verrà fatto con questo aggiornamento. Esatto. Per il momento non ci sono notizie che verrà estesa ai polliciaggi più piccoli degli Echo Show, quindi è limitata solo al 15 e gli aggiornamenti stanno arrivando piano piano a tutti gli utenti. Per cui fateci sapere magari voi che state guardando il video possessori di un Echo Show 15 se magari l'avete già ricevuto e se avete notato ulteriori novità rispetto a queste prime notizie che vi abbiamo dato. Anche perché, come è stato detto in un video precedente, gli aggiornamenti Amazon non li rilascia contemporaneamente in tutto il mondo per tutti. È settoriale la cosa, quindi probabilmente io sarò nella prossima tranche, spero. Ragazzi, il video è molto breve per darvi solamente questo spunto di stare attenti se vi compare un pop-up a voi felici possessori di Echo Show 15 e di farci sapere, come diceva Marco, cosa ne pensate, soprattutto se avete già avuto modo di poterci smanettare. Bene Marco, io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Seguirà il prossimo con appena arriverà l'aggiornamento. Giusto. Ciao. Nel frattempo, scusate, qui sotto in descrizione vi lasciamo il link per poter acquistare l'Echo Show 15 che attualmente è in offerta su Amazon. Che magari vi arriva già aggiornato, se lo comprate. Che magari vi arriva, o comunque quando lo accendete vi chiede l'aggiornamento subito. E tac, c'è già quello nuovo, a differenza nostra. Vabbè, ciao ragazzi! Ciao!